Salve a tutti voi, Sherry Sherry Lady dei Modern Talking, gentili amici ascoltatori, ben interconnessi a www.staffradio.it dal direttore Stefano Tini. Torniamo con la consueta rubrica settimanale dal titolo Staff Top 10, Staff per il nome della radio. La Top 10 invece è proprio perché andiamo a scoprire insieme quali sono state le 10 trasmissioni più ascoltate della radio. Ricordo che la settimana che andiamo ad analizzare, a prendere in considerazione, è quella che va da lunedì 21 a domenica 27 settembre. Allora, abbiamo avuto la bellezza di 34 programmi, quindi è stata una settimana piena, a differenza della settimana precedente a quella che stiamo prendendo in considerazione. Lunedì 21 abbiamo avuto 4 programmi: Minuto 91, post Roma Sassuolo di Alberto Fiano, 210 contatti; Questa è la Lazio di Norberto Nicolai, 126 contatti; Musicando, il ballo in radio di Tony Mantineo, 166 contatti; e il Lotto di Feal e Staff Motori, che sono due programmi separati, distinti, ma che mettiamo insieme perché il conduttore sono io, e in entrambi i casi, sia nel Lotto di Feal che in Staff Motori, l'interlocutore diretto è Feal, 101 contatti. Martedì 22, ancora 4 programmi: Le ricette del benessere del sottoscritto, 84 contatti, quindi siamo tornati sotto i 100. Staff Top 10, questo programma il martedì 22 settembre ha avuto 121 contatti. Fischiare o non fischiare, con l'ex arbitro di Serie A Angelo Bonfrisco, che analizza gli episodi dubbi arbitrali delle giornate di campionato, 104 contatti. Le fantanalisi di Emiliano Ginestrini, tutto sul fantacalcio, voti e assist eccetera eccetera, 76 contatti. Mercoledì 23 abbiamo avuto 2 programmi di letteratura, cultura eccetera eccetera: Genius Loci, condotto da Simone Colaiacomo, che ha fatto 85 contatti, e Il Mondo in Parole a Regola d'Arte, che, se ben ricordate, aveva vinto con 500 e passa contatti la settimana precedente la classifica top 10, e invece ne ha avuti soltanto 106 il mercoledì 23 settembre. Giovedì 24 ci sono stati 4 programmi: quello nuovo di Tony Mantineo, GR Dance, con 114 contatti; Fra Calcio e Realtà, prima parte, condotto da Norberto Nicolai, 88 contatti; Fra Calcio e Realtà, seconda parte, sempre con Norberto Nicolai ma con ospiti diversi, 100 contatti, quindi 100 precisi. Unita in Crisi con Carlo Cagnetti e Massimo Marianello, che invece di contatti ne ha avuti soltanto 92, la prima volta che Unità in Crisi scende sotto i 100 contatti. Venerdì invece, venerdì 25, i programmi sono stati ben 17, quindi giornata piena. Andiamo a vedere:
Non solo sport di Giuseppe Ruggeri, 112 contatti. Radio Vacanze con e di Gianluigi Leoni, 143 contatti. L'Occhio del Gufo, che ricordo parla di campionati minori, condotto da Bruno Bellucci, 132 contatti per la prima parte, 125 contatti per la seconda parte, 128 contatti per la terza parte e ben 148 contatti per la quarta parte. Poi il pomeriggio, questa è la Roma, vediamo le varie tranche condotte da Roberto De Angelis. Roma Extra Roma, De Angelis, Annalisa Peruzzi, 621 contatti. Questa è la Roma, De Angelis Busnengo, 547 contatti. Questa è la Roma, De Angelis Luigi Pasculli, 534 contatti. Questa è la Roma, De Angelis in studio, Virgilio in collegamento telefonico, 1066 contatti. Questa è la Roma, De Angelis con Alberto Fiano in collegamento telefonico, 514 contatti. Roma Extra Roma, De Angelis, Maria Pia Pace, 626 contatti. Minuto 91 tra Roma e Juve, Roberto De Angelis con Antonio Iozzo, 485 contatti. Questa è la Roma, Roberto De Angelis con Massimo Penzo, 494 contatti. Meteo Staff, le previsioni del tempo del fine settimana di Roberto De Angelis, 646 contatti. L'oroscopo della settimana di Roberto De Angelis, 575 contatti, e da chiudere 10 più jolly e le pillole del mago, che ricordo sono due programmi, ma in quanto io e Disgrò conduttori delle due trasmissioni, le facciamo insieme, 311 contatti. Poi sabato non siamo andati in onda, non c'è stata nessuna trasmissione sabato 26, mentre domenica 27 sono tre i programmi che sono stati trasmessi su Staff Radio. Minuto 91 Ante Verona Lazio di Norberto Nicolai, 115 contatti, e minuto 91 Post Verona Lazio, sempre di Norberto Nicolai con altri ospiti, chiaramente 118, quindi tre contatti in più. Poi minuto 91 Il punto sulla Roma di Alberto Fiano, 304 contatti. Allora, quindi 34 i programmi. Ricordo da lunedì 21 a domenica 27 settembre. Abbiamo avuto una settimana molto importante con 9.317 contatti in totale. Diviso 34 programmi significa che c'è stata una media di 275 contatti a trasmissione, quindi sono contento per questo numero, che non è il più importante dalla fine di agosto ad oggi, perché 2 settimane fa o 3 settimane fa avevamo fatto 9.921 contatti. Stiamo circa 600 contatti sotto rispetto al record, ma ci sono settimane prima che facessimo questo programma, dove abbiamo avuto anche più di 10.000 contatti. Comunque, ripeto, stiamo riprendendo, ci saranno dei programmi nuovi prossimamente, e quindi sicuramente riusciremo nuovamente ad andare in quinta cifra, ovvero a toccare i 10.000 e passa contatti. Allora, ripeto, 9.317 diviso 34 trasmissioni significa 275 contatti a programma, veramente un dato molto importante per una web radio, quella di aver fatto quasi 10.000 contatti nella settimana che, ripeto, è andata da lunedì 21 a domenica 27 ottobre, a domenica 27 settembre. La prossima settimana, nel corso della trasmissione Staff Top 10, prenderemo in considerazione le trasmissioni che sono state fatte da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre. Ed ora andiamo alla speciale classifica, la Staff Top 10, che vede praticamente nelle prime 10 posizioni tutti i programmi fatti da Roberto De Angelis. Allora, in decima posizione, minuto 91,
Tra Roma e Juve, De Angelis, Antonio Iozzo, 485 contatti. In nona posizione, questa è la Roma, De Angelis Penso, 494 contatti. In ottava posizione, questa è la Roma, De Angelis con Alberto Fiano, 514 contatti. In settima posizione, questa è la Roma, De Angelis Pasculli, 534 contatti. In sesta posizione, questa è la Roma, De Angelis Busnengo, 547 contatti. In quinta posizione l'oroscopo della settimana con 575, 575 contatti. In quarta posizione, qui superiamo quota 500, andiamo a 621 contatti, Roma Extra Roma, De Angelis con Annalisa Peruzzi ed andiamo al podio. Allora, pensate che con 5 contatti in più si prende il podio, il terzo gradino del podio, Roma Extra Roma. De Angelis Maria Pia Pace, quindi la Pace supera la Peruzzi di 5 contatti, 626 contro 621. Sul secondo gradino del podio, con 646 contatti, c'è Meteo Staff, incredibile. Le previsioni del tempo del fine settimana interessano ancora molte persone che probabilmente passano il weekend fuori. Roberto De Angelis ha fatto 646 contatti. E al primo posto, ma qui insomma con 420 contatti più rispetto a Meteo Staff, questa è la Roma, De Angelis con Virgilio, 1066 contatti. Quindi questi erano i dati della settimana, ripeto, che va dal 21 al 28 settembre. Ma io come al solito ricordo che questi sono i programmi più ascoltati, ma non è detto che siano i più belli, perché per esempio a me piacciono molto i due che ci sono il mercoledì sera, Genius Loci e Il Mondo in Parola, Regola d'Arte di Simone Colaiacomo e del duo Affinita di Pietro, che fanno veramente dei bellissimi programmi, ma bellissimo anche il programma di Tony Mantineo, Musicando il Ballo in Radio il lunedì, e tra l'altro raddoppia con GR Dance, il notiziario sul ballo, sul mondo del ballo, fatto che Tony Mantineo fa il giovedì alle ore 12, mentre invece Musicando va il lunedì verso alle ore 19. Ci sono veramente tantissimi bei programmi. C'è il programma sulla Lazio, c'è il programma sulle fante analisi. Abbiamo le ricette del benessere, abbiamo fischiare o non fischiare con l'arbitro Bonfrisco. Poi, insomma, chi più ne ha più ne metta. Bello il programma fatto da Cagnetti e Marianello, studiato, fatto molto bene. Mi dispiace che questa settimana abbiano fatto soltanto 92 contatti, perché loro di solito vanno ben oltre i 150, quindi vi facciamo comunque i complimenti. Evidentemente è mancato un po' di ascolto per quanto riguarda il ramo che viene preso da Carlo Cagnetti e da Marco Marianello. Bene, insomma, questo è tutto per quanto riguarda Stat Top 10. L'appuntamento allora è per martedì prossimo. Ricordo, andremo a prendere in considerazione, in esame, le trasmissioni che sono state fatte da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre, e ne vedremo delle belle anche qui. Grazie a tutti per la cortese attenzione, buon proseguimento di giornata con i programmi di Stop Radio. No time.